Bentornati a Madrigole e Meteore, la rubrica dedicata ai successi e insuccessi inaspettati della videoludica di massa. Dopo il bagno di antica Roma della prima puntata, oggi parleremo di un videogioco che ha saputo farsi strada in un panorama saturo come quello horror, fino ad arrivare più o meno intatto fino a oggi. Stiamo parlando di Dead Rising, la caustica avventura zombie di un giornalista spregiudicato. Uscito nel 2006 e nato dalle ceneri proprio di Shadowrun, Dead Rising parla di Frank West, un fotoreporter d'assalto che a seguito di una soffiata si fa trasportare in elicottero fino alla cittadina di Willamette, in Colorado. Si farà lasciare sul tetto del centro commerciale con la promessa di farsi tornare a prendere 3 giorni dopo. Il giornalista scoprirà ben presto come la situazione a Willamette sia folle. In città è stato diffuso un misterioso virus che ha trasformato gli abitanti in zombie. Da bravo reporter, Frank dovrà sopravvivere e indagare. La storia si dipanerà attraverso i casi e gli scoop, tutti collocati a un preciso giorno e orario. Mancarne uno precluderà nuovi incontri e nuove possibilità all'interno del centro commerciale di Willamette. Ignorare o fallire uno di quelli principali inibirà il raggiungimento di alcuni finali, specialmente quelli canonici. Una struttura narrativa piuttosto severa, appositamente studiata per attirare il pubblico occidentale. Questa idea dell'occidentale riverbera in tutto il gioco. Lo stesso protagonista Frank era disegnato per essere volutamente antitetico agli adolescenti mitologici di gusto giapponese. Piuttosto aveva il sottile cinismo del tardo trentenne dai modi spicci e pronto a tutto. Col senno di poi ci si rende subito conto di come questo esordio abbia una satira molto più a mente fredda rispetto ai successivi capitoli. Più che la critica sociale, la trama del primo Dead Rising sferza l'imperialismo americano, che insieme al consumismo produce umani insaziabili e senza etica. Gli stessi finali raggiungibili dal gioco alludono con cattiveria che l'opinione pubblica è talmente ingoffata di notizie e quotidiane disgrazie che anche una cosa gravissima come un'epidemia zombie svanisce nel marasma dopo poco. Al nocciolo, comunque, Dead Rising è un gioco d'azione molto grezzo, in cui il giocatore viene letteralmente dato in pasto a migliaia di zombie dentro un ambiente esteso ma circoscritto. In qualunque modo decidiate di impostare il vostro soggiorno a Willamette, che sia ricercando la verità, salvando i superstiti o semplicemente folleggiando, l'istinto di sopravvivenza sarà la vostra arma migliore. Praticamente qualunque cosa raccoglibile nel centro commerciale ha un qualche impiego, che sia cibo che ripristina la salute o semplicemente come arma di offensiva contro gli zombie. Si va da cose classiche come armi da fuoco e quelle da taglio, passando per altre più goliardiche come CD, strumenti musicali, articoli sportivi, peluche, giocattoli, maschere, vasi di fiori, registratori di cassa. Tutte quante si romperanno con l'uso e non sono combinabili, dunque la sfida è ricordare dove si trovano quelle da rimpiazzare e il percorso più veloce per giungervi. L'aura più grottesca e demenziale di Dead Rising si concretizza poi nella possibilità di abbigliarsi in libertà, dai completi eleganti alle tute infantili, passando per accessori e abiti femminili. A livello più statistico, Dead Rising traduce la capacità di sopravvivenza in punti prestigio. Raggiunto un sufficiente ammontare di questi, Frank salirà di livello, migliorando le proprie capacità. Storicamente il gioco fu ben accolto dalla critica e dal pubblico, e anche oggi risulta molto divertente nella sua demenzialità. L'essere uscito al chiudersi di una generazione e all'aprirsi della nuova fece parimenti passare un po' sotto silenzio anche i difetti più oggettivi. Oggi infatti emerge con assai più prepotenza quanto Dead Rising sia legato alle severità dell'epoca PlayStation 2. Non esistono i checkpoint o i salvataggi automatici, la storia principale obbliga a centellinare le risorse e la crescita di Frank è particolarmente ripida. Se già girarsi per il centro commerciale in mezzo agli zombie può riservare imprevisti, le cose si fanno molto più serie durante le boss fight. Nostri avversari saranno gli psicopatici, sia pazzi che criminali che si approfittano dell'epidemia per seguire i propri istinti. Se la loro forza espressiva sta nella rappresentazione del loro delirio, esageratissimo in puro stile giapponese, sono dannosissimi e ci vorranno numerosi tentativi prima di capire come batterli. Ma per quanto siano dannosi, oggi è palese come la loro intelligenza artificiale sia goffa, facendoli incastrare negli scenari o non rispondere ai colpi. Certi combattimenti poi erano e rimangono da dimenticare, così come la rozzissima maneggevolezza dei veicoli all'interno del centro. Anche dopo tutti questi anni, il gioco graficamente ha retto bene. Il centro commerciale di Willamette tratteggia con oggettività negozi, ristoranti e cinema, impostandosi con colori pastello. Questo realismo era per i tempi un passo avanti notevole e anche oggi non ha perso molti colpi. Tale aspetto asettico è chiaramente sporcato da migliaia di zombie, ma tali scene di massa vanno prese esattamente per quello che sono, dato che una volta visti da vicino, i cadaveri viventi hanno una modellazione molto semplificata e una quantità limitata di modelli differenti. Gli effetti sanguinosi sono più coreografici che impressionanti e i tratti fumettosi dell'azione rendono ancora una volta la violenza a schermo irreale e grottesca.
Dead Rising è la prima matricola di questa rubrica. Un videogioco per i tempi molto originale, incattivito, sottilmente folle e dai molteplici approcci, per quanto oppressi da una ripetitività prepotente. Prima che il brand optasse per l'esagerato e il carnevalesco, il naturale distacco dello sviluppatore giapponese ha permesso una trama molto più universale e ancora adesso stranamente attuale. Tuttavia, affrontare Dead Rising oggi potrebbe non essere la più facile delle imprese, vista la rigida struttura sia narrativa che di progressione. Sta solo a voi capire se le rughe della vecchiaia valgono il capitolo più sferzante e genuino della saga. E in tal caso, benvenuti a Willamette.